Buongiorno a tutti, come vedete sono ritornato al campo base. Ho fatto parecchi viaggi in barca per poter portare la maggioranza delle cose che ho sull'isola Farm fino a qua. Quindi mi sono portato la carta, mi sono portato la carne, la pelle, mi sono portato praticamente un po' tutto. E adesso il mio obiettivo oggi è di vedere un po' l'ambiente come si è trasformato. Anzi, più che altro il mio obiettivo oggi è di andare a procurarmi finalmente l'ossidiana. Naturalmente il video è un po' più velocizzato del solito, in modo da poter evitare tutta la trafila di vedervi il percorso per arrivare a quel pozzo di lava che ho scovato, dove ho intenzione di iniziare a prendere l'ossidiana. Per cui non meravigliatevi se il video è veloce e commento quello che sto dicendo, no. Perché io in fase rendering questo video lo velocizzerò. E visto che io sto registrando un canale separato, non saranno per forza velocizzate anche le parole. Quindi, adesso siamo arrivati al pozzo di lava, anzi al doppio pozzo di lava. Visto che devo lavorare qua sotto e vorrei evitare che mi venissero dietro rompipalle vari, ho deciso che sarebbe una buona idea costruirmi un gabbiotto di pietrisco che mi permetta di lavorare in santa pace, chiudermi dentro e non avere rotture di coglioni da parte di eventuali mob che sicuramente spawneranno in zona visto che io ci sono. Non intendo farlo troppo complesso. Mi basta solamente che sia una copertura di pietrisco che mi permetta di lavorare. E voilà. Sono già riuscito a fare l'ossidiana. Adesso devo solamente romperla. Però prima devo fare una cosa, e cioè mi devo creare una scalinata e questo è fatto. Adesso devo completare l'opera facendo una copertura su questo, chiamiamolo, no, secondo me ho fatto una cazzata perché così non scendo. Facciamo così prima, vediamo un po'. Ok. Ecco, sì, però così non scendo. Allora, questo voglio farlo un poco più alto. Ecco, così dovrebbe andare bene. Un altro qui. Ok, penso che così dovrebbe andare bene. Sì, ecco, così, ecco fatto. Mi sono creato questo bel avamposto sotterraneo dove potrò lavorare in santa pace e rompere l'ossidiana. Quando mi devo chiudere dentro, basterà che metto altri due blocchi di pietra e il gioco è fatto. La chiusura è completa. Ok. Il piccone di dia. Allora, sono dovuto ritornare nel castello perché, come un perfetto idiota, mi sono dimenticato di portarmi appresso il piccone di diamante. Quindi ritornare indietro, prendere il piccone e andare un'altra volta al buco, ho pensato che sarebbe stata una rottura di palle per un mio errore, per una mia dimenticanza, farvi vedere anche il ritorno. Quindi penso proprio che appena arriverò abbastanza vicino, ricomincerò la registrazione.
Oppure potrei tranquillamente farvela vedere. Voi pensate che sia meglio che ve la faccio vedere? O deciderete già che è meglio che taglio finché non arrivo al punto dove ho costruito la casupola? Avete 3 secondi per decidere. 2, 1, 0. Va bene, allora decido io per voi. Ok, sono tornato al buco. Ora devo chiudere, così posso lavorare in santa pace. Sì, potrebbero entrare i ragni, ma i ragni sono gestibili. Ok, prendiamo un altro secchio d'acqua, facciamo altro ossidiana. No, preferisco prendere un po' di lava, che mi potrebbe essere utile per cuocere. Di lava e 3 di... Ok, smettiamola di cazzeggiare e iniziamo il lavoro. Devo prendere ossidiana. Anche se sarà un po' lunghetto. Non avevo previsto che sotto l'ossidiana ci sarebbe stata altra lava. Va bene. Facciamo così. Ok, vediamo un po' così. Ora si può spaccare se ci sta altra. Nel caso ci sta, il sistema è sempre lo stesso, butterò acqua finché non... Sì, ci sta, quindi usiamo l'acqua. Ok, avevo già preventivato che alcuni pezzi di ossidiana l'avrei persi a causa della lava, ma ne ho... Da quello che vedo ho sufficientemente blocchi per farmi non solo il tavolo degli incantesimi, ma con molta probabilità potrò farmi anche il portale per andare nell'inferno. E quello è uno degli obiettivi che intendo assolutamente perseguire. All'inferno ci sono molte cose che mi interessano, tra cui la Luminite. E soprattutto il castello dove devo killare i vampo, perché con una loro verga mi faccio l'alambicco. E con l'alambicco posso incominciare a craftare le pozioni. Ho operato un piccolo taglio e, come vedete, ho completamente ripulito la zona. Mi sono preso praticamente 50 blocchi di ossidiana. E il piccone, come vedete, si è intaccato pochissimo. Quindi si può dire che questo posto può rimanere qua, magari in futuro lo userò come rifugio. E adesso mi posso tranquillamente dirigere verso casa, magari passando per questa zona che non l'avevo ancora esplorata e che mi offre carbone, bene. E la possibilità anche magari di essere un, di un buon rifugio. Ok, me la devo ricordare, la roccia con l'albero piantato al centro. Dovrò ritornarci. Va bene, mentre mi avvio verso casa, vi saluto e spero che vi piaccia.